Ciao amici, sono Giusy e bentornati sul mio canale. Io sto filmando che è sabato 8 giugno, precisamente l'8 giugno di 14 anni fa, quindi nel 2005, io e Gianni ci siamo sposati, quindi praticamente oggi è il nostro 14esimo anniversario, sono felicissima. Però per la prima volta, a dir la verità, noi l'abbiamo sempre festeggiato, ovviamente sempre in famiglia, cioè con i figli, siamo usciti, eccetera. Questa volta, però, per la prima volta, mio marito, giusto ieri, quindi venerdì praticamente, mi ha detto: sistema i bambini per la notte tra sabato e domenica, prepara una mezza valigia, l'importante è che metti i costumi da bagno all'interno, non so cosa stia escogitando, perché dobbiamo uscire. Ora, praticamente mi sta facendo una sorpresa, ma io non ho la minima idea di cosa stia per succedere. Quindi vedete, infatti, alle mie spalle ci sono praticamente le robe che devo ancora mettere in valigia. Ho preso un costume da bagno, ora vi farò vedere qualcosa. Alla fine, effettivamente, è una notte che dobbiamo stare fuori, però io non ho la minima idea di dove andremo. Cosa faremo? Cosa ci sarà? Cosa c'è in programma? Non so nulla. È una sorpresa che mi sta organizzando mio marito. Sono felicissima perché mi piacciono da morire le sorprese. Veramente sono contenta, sono euforica. Non vedo l'ora di fare questa cosa e di partire. Io sto filmando che è quasi l'ora di pranzo, quindi adesso mangiamo e subito dopo pranzo, c'è Asia di là che strilla, sta giocando con Gianni, praticamente subito dopo pranzo usciremo e quindi lasceremo i bambini da mio fratello, dormiranno lì. Per la prima volta io lascerò Asia a dormire con gli zii, praticamente con mio fratello e mia cognata. Alessandro c'è già stato, a parte che è più grande, ma voglio dire, l'ha fatto altre volte. Per Asia, che ha poco più di 3 anni, è veramente la prima volta. Quindi il trauma sarà più mio che della bambina, perché la bambina ovviamente è felicissima che rimane con gli zii perché li ama, ma il problema è mio perché non mi sono mai separata neanche una notte da quando è nata, quindi per me sarà la prima volta, però cercherò di essere forte, di non pensarci e di godermi questo fine settimana veramente insieme a Gianni, anche perché ogni tanto fa anche bene alla coppia separarsi un po', tra virgolette, separarsi dai figli, ma giusto veramente per un giorno o due e vivere quei momenti che, diciamo, ogni tanto ci si dimentica, ecco, di stare un po' insieme tranquilli, cenare da soli, veramente fare cose che ti dimentichi ogni tanto quando hai dei figli, no? Cioè di passare una serata tranquilla, di mangiare anche una semplice pizza, ma seduta, senza stare a rincorrere la bambina, eccetera. Quindi, insomma, sono felice anche solo per questo e soprattutto di dormire una notte intera, visto che Asia dorme in mezzo a noi solitamente la notte, quindi o si sveglia perché vuole l'acqua o perché si ha fatto un brutto sogno, eccetera. Cioè, alla fine io sono 3 anni che non faccio una notte di fila a dormire e quindi forse riuscirò stanotte. E niente, quindi ora vi faccio vedere tutta la preparazione, quindi ci seguirete in questo vlog, in questa avventura. A dopo! Allora, questa è la valigia che ci porteremo appena comprata. Abbiamo comprato un set di valigie, questa è quella media, sono trolley in realtà. Questa è quella media, quindi ecco, devo ancora aprire la cerniera, ma comunque è molto spaziosa all'interno. Quindi Gianni ha voluto questi pantaloni corti, questi sono Bermuda, pantaloni lunghi, due camicie che ho appena stirato, il phon, perché non lo so se c'è nella camera d'albergo. Gianni non mi sta dicendo nulla, quindi non so assolutamente nulla. Questo è il costume per lui, il cambio di una maglietta, eccetera. Questa è la giacca per me. Mi sto portando due asciugamani, due teli in realtà per il mare, perché non so se andremo in un posto chiuso tipo una spa, perché se mio marito mi ha detto che porteremo i costumi, cioè o è mare o è piscina. Quindi voglio dire, questi, vabbè, questo è il mio intimo, questo è il mio costume che misi anche l'anno scorso, il costume intero e
è veramente molto bello. Questo l'ho preso dalla Lidl, mi sono trovata benissimo, è fantastico. Questo è il vestito che vi feci vedere in un haul che feci al Globo. È molto molto bello, perché ha detto che stasera ci sarà la serata un po' più elegante e quindi metterò questo vestito, guardate, con queste maniche così, e poi per domani, che è domenica, mi porterò questa maglia sempre presa dal Globo, non l'ho ancora indossato ovviamente perché era estiva, infatti c'è ancora l'etichetta, e questo pantalone che nel video non si vede ma in realtà è giallo limone, qui nel video sembra giallo chiaro, invece è abbastanza acceso come giallo. E quindi niente, ora preparerò la valigia. Ecco, quella è la giacca di Gianni, e niente, quindi seguiteci. Allora amici, noi siamo in macchina, come vedete, sono con Gianni che mi sta portando in questa località che ancora non so. Io da lontano sto vedendo il mare, vabbè, non è difficile vedere il mare visto che siamo baresi, però ci stiamo avvicinando sempre di più. E non so ancora dove stiamo andando, sicuramente comunque nella provincia, vero Gianni? Rimaniamo perlomeno nella provincia di Bari, non ci possiamo allontanare tantissimo anche perché è solo una notte, insomma, che saremo fuori. Però non so dove stiamo andando, ora vedremo. Allora amici, ciao, noi siamo arrivati in camera, praticamente questo è l'ingresso. Allora vi dico subito, è un'antica masseria, è una cosa fantastica, è tutto rustico all'interno, guardate, questo è l'ingresso, dove sto io c'è la porta, questo è l'ingresso con uno specchio, si entra, qui c'è questo disimpegno dove poggiare le valigie, qui c'è il bagno, ovviamente tutto rustico. Bellissimo, poi ci sono le cose che piacciono a me, ovviamente essendo amante delle saponette, ci sono le saponette, queste cose qui, tutto monouso. Qui c'è una doccia bellissima e poi qui si va in camera da letto, qui c'è questo specchio, ci sono queste tende fantastiche, qui c'è il letto, è bellissima, è tutta rustica, anche i pavimenti, c'è tutto in pietra, è troppo bella. Qui abbiamo la televisione, qui sotto c'è il frigo e niente, qui ci hanno fatto trovare questi snack e praticamente c'è anche la spa, adesso l'ho saputo, c'è anche la spa, c'è la piscina esterna, c'è la navetta che volendo ci porta al mare. Io sono felicissima di questa sorpresa e niente, questo è lo specchio. Praticamente ora dobbiamo solo decidere dove andare, se andare in piscina, alla spa, al mare, dobbiamo un attimo capire ciò che dobbiamo fare. Per il resto io sono contentissima, sto veramente elettrica per questo e non vedo l'ora appunto di decidere cosa fare, così ci muoviamo da qui. Va bene, ve lo farò sapere subito. Allora, praticamente abbiamo deciso il percorso da fare. In pratica ora sono le 15:15, alle 15:30 invece apre la piscina, quindi possiamo stare un paio d'ore, la giornata è a dir poco bellissima, e poi alle 17:30 andremo alla spa. Praticamente faremo un'ora e mezza di percorso nella spa che c'è stato, com'è che ha detto, l'hanno prenotato, cioè non prenotato, sì, l'hanno riservato, ecco, non mi veniva, l'hanno riservato perché ci possono stare massimo 6 persone, quindi io non sapevo, Gianni aveva riservato anche questo, il mio maritino, per i nostri 14 anni di matrimonio, e niente, dopodiché andremo a cenare, tanto seguirete tutto ovviamente, andremo a cenare, usciremo, perché ci troviamo nella località di Monopoli, giusto Gianni? Giusto. Ok, nella località di Monopoli, quindi chi è diciamo delle nostre parti o comunque conosce la Puglia sa benissimo cosa c'è a Monopoli, una località bellissima. E niente, quindi ora ci prepariamo così andiamo in piscina a farci un bel bagnetto.
siamo appena rientrati dalla piscina perché alle 5:30 comincia il percorso nella spa, dove purtroppo non possiamo portare i telefonini e quindi non posso farvi vedere l'interno. Mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo non posso. Quindi ci vediamo dopo, facciamo questa nuova esperienza e chissà, forse usciremo con qualche chilo in meno. Magari. Ok, a dopo amici. Allora, noi siamo appena rientrati dalla spa e ci siamo fatti il percorso benessere di 1 ora e mezza, dove c'era bagno turco, sauna, doccia emozionale, piscina, idromassaggio leggermente riscaldata. E dopodiché, un quarto d'ora prima della fine del percorso, c'era la ragazza, l'addetta al percorso benessere, che ci ha offerto una tisana calda. Io l'ho scelta lampone e ribes, Gianni ha lo zenzero e limone, sì, perché lui piace tanto. E niente, quindi ora siamo rientrati in camera, cioè circa 20 minuti fa, ci siamo fatti le docce, io ho anche lavato i capelli perché ovviamente in realtà li dovevo lavare prima di venire qui, ma ho pensato, anche se mio marito non mi aveva detto niente, ho pensato che ci potesse essere qualcosa del genere e quindi ho preferito ovviamente non lavarli e lavarli adesso, e ho fatto bene perché ovviamente nel percorso benessere te li bagni, cioè se non li metti nell'acqua, però comunque sia la sauna che il bagno turco sudi e quindi si sporcano, diciamo inevitabilmente devi lavarli. E niente, quindi ora mi devo truccare e poi andremo a cena. Ora sinceramente non so se la cena sarà all'aperto, perché qui c'è una bellissima una specie di terrazza dove ci sono dei gazebo dove poter mangiare, oppure nel ristorante interno. Questo non lo so, lo vedremo insieme, lo scopriremo insieme, perché ripeto, il posto è bellissimo ma non lo conosco. Ci tenevo a dirvi una cosa: la spa era stata creata nell'antica cisterna di questa masseria fortificata 5 stelle, è una cosa bellissima, veramente, si trova appunto nella località di Monopoli, una cosa fantastica, ecco, quindi niente, ora andremo appunto a cenare e ci vediamo più tardi. Shadows, then into the street. Following the water, there's a bearded man paddling in his canoe. Looks as if he has come all the way from the Cayman Islands. These canals, it seems, they'll go in circles, places look the same, and really the only difference, the wind is in your hair, it's covering my view, I'm holding on to you, and I might be hard until tomorrow. Io ho terminato di truccarmi e mi sono asciugati i capelli, come avete visto, e niente, questo è il mio outfit per stasera. Ho voluto scegliere accessori sul rosso, qui c'è il gufetto con la pallina all'interno, e niente, questo è il vestito che vi dicevo, che ho preso dal Globo, con queste scarpe, ecco, non so se si vede dallo specchio, scarpe col tacco ma comunque aperte.
E niente, che dirvi qua? Questo vestito mi piace tanto perché fa queste maniche così a pipistrello, veramente molto carino. E niente, io mi sono resa conto che praticamente avevo dimenticato tutti i miei trucchi a casa, quelli che uso tutti i giorni, e per fortuna nel borsello avevo qualche cosina e ho arrangiato in questo modo. Quindi andiamo subito a cena perché ho tanta fame. To you, I never thought it would be this clear. Amici, qui è bellissimo, non possiamo gridare. Perché qui è tutto in silenzio, tutto a lume di candela, è bellissimo. Passeggiando nel paese e fa caldissimo, è sera e fa caldo, si sta benissimo. Siamo arrivati a domenica 9 giugno e di là c'era Gianni che si asciugava i capelli e niente, noi adesso ci siamo svegliati, andiamo a fare la colazione, non so se sarà buffet, se sarà servita, non so nulla. E io ho notato che un po' di colore l'ho preso, ora non si nota, però io sono praticamente senza trucco. E non sarei stata così a casa, sarei stata più cadaverica, quindi mi sono resa conto che ieri un'oretta che ho passato al sole mi sono, diciamo, un po' colorita. Ma bando alle ciance, andiamo subito a fare colazione. A dopo. Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around me. Hey baby, what's going on? You lost control and you lost your tongue. You lost me, deaf in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. I stepped too close to your boundaries. You wanted nobody around to see. You feel vulnerable around. Hey baby, what is love? And
And while it's just a game we're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough. Amici, noi stiamo rientrando a casa. Purtroppo questa piccola vacanza è terminata e stiamo tornando a casa dai bimbi. Allora, da un lato non vediamo l'ora ovviamente di tornare, perché ci sono appunto i nostri figli che ci aspettano. Poi, come vi ho detto, per Asi è stata la prima volta che l'ho lasciata sola a dormire e quindi non sono stata in pensiero, perché ero tranquillissima che stava con gli zii, c'era la nonna, che praticamente è ciò che lei ama. E tra una mezz'oretta circa arriviamo e pranzeremo. Quindi, che dirvi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao Gianni, saluta. Ciao. Spero che questo video vi sia piaciuto. Pollice in su e alla prossima. Ciao a tutti, amici.